Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Si canta come si parla. Cantare in libertà. Che cosa significa si canta come si parla? Intanto dobbiamo dire che ogni parola che noi pronunciamo ha un accento detto tonico. Che cosa vuol dire? Che ogni parola ha un accento, anche se non si scrive, ce l'ha. Ad esempio, io mi chiamo Mario, Mario ha l'accento sulla A. Ovviamente gli accenti sono sempre sulle vocali. Oppure pianoforte, pianoforte. Per trovare l'accento tonico possiamo dividere in sillabe la parola e vediamo che dove si ferma lì ci sarà l'accento. Non è sempre così facile e diretto trovarlo, però per chi avesse difficoltà può provare a fare, che ne so, tavolino, tavolino, si capisce che lì c'è l'accento, dove si ferma e si alza un po' il tono della parola. Detto questo, quando si canta si deve rispettare, come rispettiamo quando parliamo, l'accento tonico. Ad esempio, sulla canzone di Lucio Dalla, Caruso, il testo inizia così. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Quindi se la frase finisce per luccica, qui dove il mare luccica, vedete che si ferma la voce sulla U, perché la parola luccica, l'accento ce l'ha sulla U, quindi non può essere qui dove il mare luccica, perché altrimenti sarebbe sbagliato, si sente, oppure luccica, non va bene. Quindi Lucio Dalla giustamente si ferma sulla U per dare il senso dell'accento. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, vento, e lì si poggia un po' di più la voce, altrimenti sarebbe tira forte il vento, e è come se noi dessimo un accento sulla O del finale della parola, e invece questo sarebbe sbagliato. Andando avanti con la canzone, poi fa su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento. Vi faccio notare che se una parola finisce con due note uguali, l'ultima si sfuma, quindi su una vecchia terrazza e non terrazza, altrimenti sentite quanto è pesante. Su una vecchia terrazza è meglio su una vecchia terrazza cantare di più l'accento tonico e sfumare quello invece la sillaba dove non c'è l'accento, davanti al golfo di Surriento. Mentre se le note cambiano è diverso, quindi se noi abbiamo la stessa nota terrazza la sfumiamo, se abbiamo due note anche se non c'è l'accento si cantano, quindi davanti al golfo di Surriento, ad esempio. Quindi qua si può cantare anche la finale. Oppure un altro esempio può essere Renato Zero, I migliori anni della nostra vita, e sentite come dove le note sono uguali nella strofa lui le sfuma, dove invece cambiano le canta entrambe. Ad esempio, penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. E sfuma ancora. Mentre come, che erano due note diverse, le canta ovviamente entrambe. Ovviamente questi sono solo alcuni esempi, voi da questo momento in poi fateci caso a quello che abbiamo detto e naturalmente, come ogni cosa, ci sono sempre le dovute eccezioni. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà. E se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.